cacciatore gaetano se ne andava a spasso con il suo cane quando incontrò una coccia di cristiana. E lui era ligio, prende sta coccia di cristiano e la porta dai carabinieri. I carabinieri, senza saperne leggere né scrivere, dice: tu hai portato sta coccia di cristiano, allora tu sei l'assassino, ovvio non lo sbattono in galera. Il povero cacciatore gaetano, che non sapeva niente d'avvocati, che uno se c'è accusato se deve prendere un avvocato, si rivolge alla Madonna. È pure l'avvocata dei poveri. E allora la Madonna scende e va a parlare con il capitano dei carabinieri. E il capitano dei carabinieri gli dice: Maria Vergine è sempre vergine con rispetto parlando, voi dice questa cosa di grandissimo valore. E venite alla questura. E la Vergine ci va. Fanno. Naturalmente è un carabiniere che deve fare. Deve fare un redigere un verbale. Scrive tutto quanto. Oggi si è presentata a me una signora che si chiama Maria, nata a Betlemme, e dice che la Madonna, dice che il cacciatore gaetano non è l'assassino. Finito tutto questo, dice: signora, firmi, mi dai i suoi documenti. E io non ce l'ho, dice la Madonna. Allora sto verbale che l'abbiamo fatto a fare, ma se lei non può firmare, non c'è documenti, ma va la via e la caccia. E questo capitano a un certo punto viene sgridato dal capitano dei carabinieri, di tutti i capitani dei carabinieri, e gli dice: ma te sta grossa di uno caproni, ma come te puoi chiamare come unica testimone la Madonna, che sicuramente ci combina un guaio? Ma lascia st'anima fedente da assassino libero, tanto sapessi quanto in giro ce ne stanno. Ora voi, è innocente sta canzone, no? E no, e non è vero, perché a quello spettacolo assisteva un signore di Terni che era un cattolico molto fervente, e non gli piacquero quelle parole del carabiniere che parla con la Madonna, che gli dice: Maria Vergine è sempre vergine con rispetto parlando. Ma come? Se è vergine, è vergine e basta, non è che gli devi dire sempre vergine. Ma allora, se forse pensa che in qualche momento la Madonna non è stata vergine, per dire che è sempre vergine, e piglia e denuncia Giovanna Marini, che cantava questa canzone, per vilipendio alla verginità della Madonna. Oh, ma hanno fatto il processo, con tanto d'avvocati, eccetera, eccetera. Alla fine di tutta questa storia, dopo un anno di dibattimenti, Giovanna finalmente viene assolta per mancanza di prove. Ora te dico io, ma la verginità della Madonna non è una verità di fede, dogma. È un dogma. Il dogma, o ci credi o non ci credi. Non è che puoi accusare qualcun altro di non credere. E poi non c'era assolutamente, non diceva questo, che non credeva. Ma sempre si ribadisce, vergine, sempre vergine, per carità, che non sia mai. Ed ecco la canzone. Lo caccio di Gaetano, andando a spasso con lo suo cano, incontrò una coccia di cristiana. Dai carboni la portò, e la portò, e la portò, e la portò, 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 e la portò, e la portò, e la portò, portò, portò. Lo capitano e lo carabinieri, appena saputo di chi si è fatto, dice allo cacciatore Gaetano: tu sei l'unico testimone di questa corsa del cristiano senza lo trunco. E lo trunco, e lo trunco, e lo trunco, 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 e lo trunco, e lo trunco, e lo trunco, trunco, trunco. E la Vergine Santissima ha lavato la cappiella, ha rimettato la cappiella. Una grande grazia li faccio, e li faccio, e li faccio, e li faccio, 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 e li faccio, e li faccio, e li faccio, faccio, faccio. E la Vergine Santissima dice al capitano delle carabinieri: saggio di sirugurù, le diribbe, le becchiature, non hai un cacciatore gaetano, anche se teneva una goccia di cristiano in mano. E lo capitano delle carabinieri dice: Maria Vergine, sempre vergine con rispetto parlando, voi dice questa cosa di grandissimo valore, accompagnate ma stendere colorissimo verbali alla questura. E la Vergine ci andò, e ci andò, e ci andò, e ci andò, ci andò, ci andò, e ci andò, e ci andò, e ci andò, ci andò, ci andò. Appena si arriva nella questura, stendere colorissimo verbali, lo capitano dice: documenta. E la Vergine dice: ma non ci tenghe. E lo capitano si inceppa, e si inceppa, e si inceppa, e si inceppa, ceppa, ceppa, e si inceppa, e si inceppa, e si inceppa, ceppa, ceppa. Allora lo capitano di tutti i capitani dei loro banieri, appena saputo di chi sto fatto,
A momenti ci diventa mezzo matto. Dice all'incippatissimo capitano dell'uricolarismo verbale, testa grossa di Luca Bruni, come ti ispirò di chiamare come unica testimone la Madonna che qualche guaio ci combina. Ma io lascio la libera napina del fedente d'assassino, tanto se questi quando in giro ce ne stanno. Lo cristiano e si salvò, e si salvò, e si salvò, e si salvò, salvò, e si salvò, salvò, salvò.